Se vogliamo tornare, poi ti lasciamo, Siffrido, al tema dei temi, il piano pandemico e tutto quello che ne consegue, la figura di Ranieri Guerra, i messaggi, gli SMS, i WhatsApp che ci sono stati e adesso un po' il ruolo anche e le responsabilità delle persone coinvolte. Diciamo ieri quelle chat erano elementi che facevano parte della rogatoria che la Procura di Bergamo ha chiesto all'OMS, perché sta cercando di capire perché l'OMS ha dato l'ok al ritiro di un dossier critico e approvato scientificamente dagli stessi ricercatori dell'OMS. Sono ragioni politiche per cui si è voluto coprire delle mancanze della amministrazione italiana nel gestire la pandemia c'erano altri motivi. Ecco, questo è un punto cardine, vedremo i prossimi giorni che cosa accadrà. Quello che a me però suona come veramente delle parole sinistre sono quelle del magistrato ieri Rota. Queste cose non sono state secondo me riprese abbastanza oggi dalla stampa e non lo so se lo saranno nei prossimi giorni, ma sentire un procuratore della Repubblica che sta indagando su epidemia colposa è falso, sentirsi dire ho avuto l'impressione che il Ministero della Salute fosse reticente, secondo me è gravissimo. Non so voi che impressione beh, faccia. Figurati, dire, certo che sì. Dire al nostro giornalista, l'OMS ha cercato di farci controllare dal Ministero degli Esteri, da Farnesina, con un'intrusione di campo sull'indipendenza della magistratura in uno Stato che fa nella Costituzione, che ha messo proprio le ha scolpite sulla pietra questa indipendenza della magistratura, è una cosa gravissima, l'intrusione di uno Stato, di un ente sovranazionale che vuole controllare la magistratura italiana. Ecco, questi sono due aspetti che secondo me, al di là delle verità che emergeranno fuori, che saranno delle responsabilità che saranno sancite dalla Procura di Bergamo, questi sono due aspetti che secondo me vale la pena sottolineare e vale la pena stigmatizzare, insomma, ecco, condannare. Sì, arriva voce, qualcuno stamattina pubblica, naturalmente non è in relazione a quello che stiamo dicendo adesso, però riguardo al ministro della Sanità Speranza pare che Draghi stia pensando ad un cambio in quel ruolo lì, e a dirti la verità molti ritenevano che fosse una delle mosse di Draghi appena arrivato al governo, però questo è un altro discorso. E un altro dice: guarda, Siffrido, che in un film Suburra una donna interpretata da Claudia Gerini riusciva a unire imprenditori e Vaticano. Vabbè, ma il cinema e la fiction spesso attingono dalla realtà, quindi figurati, insomma, non sarebbe nemmeno una cosa così strana. Benissimo, prossima settimana, seconda puntata di Report, ci anticipi, poi lunedì naturalmente ci sentiamo, ma anticipi qualcosa di interessante, Siffrido, prima di lasciarci? Guarda, intanto andremo a vedere come funziona il piano di vaccinazione in Lombardia. La Lombardia è la locomotiva dell'economia del nostro paese, quella che ha contato più contagi, più morti. Sì. Se comincia a funzionare lì il piano di vaccinazione, insomma, è una garanzia per tutti. Poi siamo andati in Brasile a vedere la variante brasiliana, come si è diffusa, come si sta diffondendo e il rischio grande che possa diventare il Brasile, perché lì contiamo ancora oggi 4.000 morti al giorno, una cifra impressionante, e possa diventare la fucina delle varianti del virus per tutto il mondo. E facciamo vedere anche com'è facile che possa entrare da noi e quali sono le armi che noi abbiamo per difenderci dalle varianti. Questa è una cosa. E poi nella seconda parte avremo un focus sul caso della Moby Prince a 30 anni dalla... 30 anni sono passati, incredibile, 30 anni. 30 anni e siamo ancora veramente così, in alto mare, per utilizzare un termine
che si lega bene a quel disastro accaduto appunto, era il 91, è vero, 10 aprile 91, vedo adesso 91, e sono passati 30 anni veramente del una storia terribile che provocò 140 persone morte, 140 decessi, 140 persone. Siffrido, a lunedì allora, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio.